Non c'è pace per Ornella Vanoni. Dopo aver saltato la conduzione delle Iene per alcuni problemi di salute, l'interprete è stata costretta a dare buca alla prima della Scala. L'87enne doveva fare il suo ingresso accanto al rapper Marracash, ma all'ultimo è saltato tutto. A dare l'annuncio la diretta interessata su Facebook, Twitter e Instagram. In un post la Vanoni ha spiegato che ha dovuto rinunciare all'importante evento a causa di una brutta caduta avvenuta mentre si trovava in viaggio. Ornella stava accarezzando un dolce golden retriever quando è caduta. Un imprevisto che le ha procurato tanto dolore e che l'ha costretta al riposo assoluto. Una prima della Scala, tra l'altro, particolarmente attesa, visto che è la prima edizione nuovamente in presenza e con il pubblico in platea dopo le chiusure e le restrizioni del Natale 2020. Dall'agenda di Ornella Vanoni è stato depennato pure un altro evento. La presentazione a Bologna del docufilm Senza Fine. Qualche settimana fa, inoltre, Ornella Vanoni è stata costretta a rimandare la conduzione delle Iene per via di alcuni problemi di salute che sono rimasti top secret. Al suo posto è stata chiamata Elena Santarelli, che ha commosso tutti con un monologo sulla malattia del figlio Giacomo. Thank you.